Alle 11 di questa mattina, in un appartamento di Yokohama, nella prefettura di Kanagawa, è stato rinvenuto in un lago di sangue il cadavere di un uomo di 32 anni. La polizia sta indagando. Buongiorno, iniziamo subito con i fatti di cronaca. Oggi, dopo mezzogiorno, è stato arrestato a Tokyo, nella zona di Shibuya, un uomo di 35 anni. L'uomo, che risponde al nome di Naoki Tofuji, è sospettato di aver ucciso una donna di 25 anni che viveva con lui. Ogni giorno sempre le solite storie. Sempre le stesse notizie. Ma che tristezza. Questo mondo fa schifo. L'umano il cui nome sarà scritto su questo quaderno morirà. L'uomo che ieri si è reso responsabile di una strage in piena Shinjuku, causando 6 vittime, si è ora barricato in questo asilo insieme a 8 ostaggi tra bambini e insegnanti. La polizia ha identificato il colpevole. Si tratta di Kuro Otoharada. Un momento! Mi è giunta un'informazione! Incredibile, il sequestratore è morto! Pare proprio che sia morto! Death Note... funziona davvero! Ciao, io sono Luke, lo Shinigami che ha perso quel quaderno. Questa settimana ne sono morti 52. Tutti per arresto cardiaco! In ciascun caso, si trattava di criminali ricercati o già dietro le sbarre. In questo caso, ritengo che l'unica soluzione sia affidarsi a L. È il miglior detective del mondo e ha risolto migliaia di casi già archiviati in ogni parte del globo. L sa tutto e ha già iniziato le indagini. Esiste forse qualcun altro che una volta trovato questo quaderno sarebbe capace di cancellare i parassiti dalla faccia del terra? Certo che no. Ma io potrei farcela.